Buon venerdì sera a tutte e a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Offside, dove andremo a sviscerare insieme questo post partita tra Salernitana-Sassuolo che si è concluso con un pareggio 2-2. Quindi i Granata di Colantuono sono riusciti a conquistare soltanto un punto e ne parleremo insieme agli ospiti, ai miei compagni di viaggio e giornalisti sportivi Enrico Scapaticci Buonasera Ilaria, un saluto a tutti i telespettatori. e Carmine Quaglia. Bentrovati. E come ogni partita in casa dei Granata che si rispetti, avremo anche il nostro Filippo Notari presente lì alla Rechi per ascoltare i commenti a caldo di tutti i tifosi presenti lì allo stadio. Ovviamente, come sempre, potete, eccolo lì, è già pronto, però voglio ricordare anche ai nostri telespettatori che i nostri telefoni sono aperti e quindi potete interagire con noi telefonandoci al numero 089 25 24 86. Chiedo alla regia appunto se il nostro Filippo è pronto perché avevo avuto uno spoiler, un'anteprima, così da dargli la linea e salutarlo. Ciao Filippo, prego. Ciao Ilaria, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai telespettatori di 8 Channel. Io do subito la voce ai tifosi protagonisti di questo Salernitana-Sassuolo. Il risultato, va detto, contava davvero poco, forse. L'unica nota positiva è stata almeno la reazione dopo che la squadra è uscita praticamente ricoperta di fischi all'intervallo. Ma l'hai detto tu, alla fine il risultato conta veramente poco, almeno c'è stata una reazione che ti ha permesso di non perdere l'ulteriore partita, però ripeto sempre la solita minestra, la stagione è questa, prendiamo di buono quel poco che c'è da prendere e cerchiamo comunque di andare avanti in nome sempre della progettualità che deve caratterizzare Salerno e la Salernità. Ecco appunto cosa si può prendere di buono da questa serata, ma io direi allargherei il discorso più a questa fase della stagione che accompagna alla prossima. Ma guarda, allora, rispetto a queste partite che mancano, può essere preso di buono il fatto che puoi comunque sfruttare queste giornate per effettivamente fare una programmazione seria, vedere le persone, i giocatori sui quali poter puntare nel prossimo anno e fare una progettualità seria rispetto anche agli uomini che dovranno costruire la squadra, perché, ripeto, il pubblico c'è anche stasera, non voglio essere ripetitivo quello che ho detto anche le volte scorse, il pubblico c'è, la passione c'è, sempre Forza Salernità. Bene, grazie. Stasera 14.000 spettatori, anche se un bel po' di abbonati sono rimasti a casa. Noi proviamo ad intercettare qualche tifoso che esce dalla tribuna. Faccio qualche... Caro Carmine, è un momento. Carmine è l'uomo solo delle telefoniche, preferisce il telefono solo. telefona solo, preferisce non mostrarsi in volto. Qualche altro tifoso? Che tifoso, aspettiamo la fine, ormai siamo scarsi, la squadra più scarsa del campionato. Stasera poi anche il Sì, Sassuolo ha qualche minimo, dimostrato. sì, la Salernitana qualche minimo sforzo l'ha fatto e abbiamo fatto il secondo gol, però non ci sta niente. Siamo. Dicevamo con qualche altro tifoso, bisogna sfruttare adesso queste settimane anche per iniziare a pensare al futuro. Vabbè, ma non penso, se tu pensi le squadre che dovranno arrivare, No, ormai. pensare al futuro, il prossimo Ah, campo. certo, sì, speriamo che sia un buon futuro. Bene, grazie. Qualche piccolo tifoso, almeno non c'è stata una sconfitta stasera. Che dire? Non vinciamo, giochiamo bene, sconfitte immeritate. Bologna 3-0, tutte sconfitte immeritate secondo me. Oggi sì, poteva anche vincere, anche questa. Possesso palla che preme Sassuolo, però immeritato. È una stagione che va così, ma tu sarai sempre qui, immagino. Serie C, Serie D, ovunque, ovunque. Bene, questo è lo spirito che ci piace dai giovani tifosi, diciamo, e Quello questo è sono il patrimonio il che si deve patrimonio che preservare. lascia i Granati. Comunque, diciamo, grazie al pareggio che abbiamo fatto oggi, finalmente abbiamo visto un buon pareggio. Io dirò sempre adesso, pensiamo all'anno prossimo, fare i fatti e non le chiacchiere, fare una bella squadra per la Serie B, perché noi Salernitani meritiamo di stare in Serie A. Ecco, ma secondo lei da dove si deve
partire, cosa si può salvare di una stagione così un po' maledetta, fallimentare? No, maledetto no, perché ha sbagliato il presente. Prima non c'era lo spogliatoio, Ah, poi non c'è stato un grande allenatore, un grande direttore sportivo. Purtroppo Sabatini sappiamo che non sta bene, non può fare i miracoli. Però sperando che l'anno prossimo non ci abbandoni, che non scenderemo come ha fatto il Benevento. Sperando che il Presidente la promessa che ha fatto come l'anno scorso, che non ha mantenuto, la mantenesse adesso per grande squadra per andare, di tornare subito in Serie A. Perché se non si torna subito in Serie A avremo una scalina pesante. Bene, grazie ai tifosi, e chiaramente queste un po' le priorità. Prima di restituire la linea Ilaria, un ultimo tifoso. Dicevamo da dove ripartire, cioè si guarda chiaramente già al futuro, il risultato del campo lasciava poco da dire, è vero che... Privo di significato il risultato, forse più per il Sassuolo, una squadra in notevole difficoltà, ha perso Berardi, ma gli altri mi sembravano anche molto disorientati, però noi dobbiamo guardare a casa nostra. Mi auguro che l'anno prossimo si riparta da zero. Io da tifoso mi auguro di non vedere nessuno di questa rosa l'anno prossimo calpestare il campo Larichi. Mi auguro di trovarli come avversari, ma non come giocatori della Salernitana. Magari un dirigente strutturato e un tecnico. Quello sì, che si parta da uomini di mondo, come ha detto Iervolino, sono d'accordo, uomini di mondo, però che siano prima persone per bene, poi ovviamente anche conoscitori di calcio, perché io penso che quando Iervolino ha parlato di uomini di mondo, penso si riferisse soprattutto a persone per bene, ma ovviamente anche conoscitori di calcio. Non penso che si riferisse a Pippo Baudo come dirigente. Bene, magari grazie. Uomini di mondo, ma che capiscano anche di calcio e che possano fare il caso della Salernitana. Ilaria, a te la linea, tra poco. Grazie mille Filippo. Io nel frattempo ringrazio anche in regia Enrico Coppola e Orlando Matarazzo. Allora Enrico, insomma, un risultato che conta poco, dove quello che è emersa è la speranza da parte di tutti i tifosi che la società in qualche modo approfitti di queste ultime partite per mettere giù le basi di un progetto molto più solido per l'anno prossimo. E magari riempia quella poltrona che è rimasta, ho scritto a caldo, irrispettosamente vuota in tribuna autorità. C'erano due poltrone occupate probabilmente per far numero e una irrispettosamente vuota. Al di là di questo pareggio che aggiunge zero al campionato della Salernitana, se non in qualche modo utile a frenare l'emorragia di sconfitte, perché se non fosse arrivato il pareggio in extremis nel recupero di Maggiore, la Salernitana avrebbe collezionato addirittura la settima sconfitta consecutiva in casa, ma resta, come dire, la sensazione di una squadra che non è squadra e soprattutto l'incertezza che continua a regnare sovrana sul futuro della società, in attesa che appunto il presidente chiarisca cosa abbia realmente intenzione da fare per la prossima stagione. Carmine, invece, qual è la tua opinione al riguardo? Una piccola analisi la facciamo anche sulla partita. Abbiamo parlato spesso di episodi, oggi la Salernitana ha saputo costruire gli episodi a proprio favore. Io parto da questo presupposto nel match, perché arriva un punto che ovviamente si lega a tanti risultati negativi e quindi parliamo ovviamente di poco o nulla, però sottolineiamo anche la reazione nella ripresa. Resta chiaramente il limite dei 15 punti e il divario sempre in doppia cifra, addirittura potrebbe aumentare, come sappiamo, in base ai risultati, anche con un potenziale più 13, quindi con ormai così poche giornate c'è poco da fare. Sulla ricostruzione ci ripetiamo, c'è tutto per poter fare bene, la società ha dimostrato in passato di saper far bene, quest'anno alcune scelte, mi limito a dire alcune, ma praticamente tutte, hanno
condizionato il cammino, a maggior ragione a gennaio, dove tra scelte dirigenziali, tecniche, di campo, poco o nulla si è mosso, probabilmente tutto in modo negativo. Oggi il match che salutiamo condiziona il cammino del Sassuolo, che praticamente si rimette nelle condizioni di dover sperare nelle altre formazioni e non nel proprio cammino a questo punto. E invece per quanto concerne le performance in campo, ecco, c'è stato qualcuno tra i nostri tifosi che insomma ha visto comunque molto più agonismo. L'agonismo dopo sì, ovviamente fischi. Stiamo rivedendo le immagini del primo tempo e anche le occasioni che ha sprecato il Sassuolo in ripartenza nella ripresa. La Salernitana difensivamente come squadra, come reparto, ma proprio come fluidità del suo gioco in fase difensiva per solidità, la squadra della Salernitana non si è mai proposta nelle condizioni utili per poter costruire un risultato positivo. Oggi, ripeto, gli episodi che spesso abbiamo evocato in negativo, che hanno condizionato diverse gare, oggi probabilmente hanno sorriso per la volontà espressa nella ripresa, ma diciamo che è andata bene, perché sia il contatto per il calcio di rigore, sia il potenziale fischio del contatto procurato da Pirola è lì, ha scelto il campo e quindi il VAR ha preferito astenersi dal richiamo al VAR, e direi anche opportunamente, perché Sozza era praticamente a pochi centimetri dal contatto. Però diciamo che oggi gli episodi hanno portato anche a questo risultato. Io riparto dal presupposto che nella ripresa abbiamo visto una reazione troppo poco rispetto ad un primo tempo che poteva completarsi anche con un tris del Sassuolo, sinceramente. Sei d'accordo, Enrico? Assolutamente sì, mi faceva sorridere l'espressione, il termine solidità, perché mal si sposa con tutta la difesa, stagione, assolutamente. Con la pochezza, con la leggerezza, con la fragilità della retroguardia della Salernitana, che tanto per rimanere in media ha subito due reti anche stasera, insomma. Ecco. È sembrata una partita di Serie B, un anticipo della prossima stagione, tra due squadre che oggettivamente meritano la posizione che occupano in classifica. Stiamo rivedendo l'episodio del gol, sinceramente mi sembra assurdo che non ci sia stato il richiamo al VAR. Mi assumo la responsabilità e probabilmente qualche tifoso della Salernitana questa sera mi odierà, però ma io nel frattempo chiedo che Pirola si sia completamente disinteressato della sfera, andando ad ostruire la posizione dell'avversario. È andata bene, diciamo. È anche vero che compensa tanti assolutamente torti, l'ho detto, enormi. Assolutamente l'ho detto, per quanto non ci debba oggi essere la legge della compensazione, per carità, no. E conferma anche che probabilmente in questa stagione, in questa fase della stagione, Sozza non è all'altezza. È reduce da sono settimane in cui è stato bloccato per infortunio e probabilmente le sue qualità, le sue potenzialità, ecco, vediamo anche la conclusione. Però alla fine 5 tiri contro i 16 la Salernitana, e addirittura stavolta la Salernitana ha ottenuto il 100%, però, due ripeto, tiri nello specchio della porta, due gol. Va sottolineato quanto la Salernitana abbia avuto la capacità di credere nel poter ottenere il pareggio. Esatto. Ad esempio quel contatto probabilmente in altre gare non l'avremmo mai visto. Oggi sì. E non l'abbiamo visto. Peccato che però se siete d'accordo, io tornerei da Filippo per poi continuare appunto il nostro discorso e la disamina di questa post partita. Filippo, il microfono è tutto tuo. Eccoci qui, Ilaria, io provo a coinvolgere qualche altro tifoso. Dicevamo, è il momento soprattutto di voltare pagina, lo dicevamo a microfoni spenti, si guarda già al futuro. Il risultato di stasera, diciamo che era soltanto anche e soprattutto per onorare tifoserie e società, come aveva chiesto un po' anche Colantuono, qualcosa c'è stato, qualcosa no, però lo sguardo è rivolto al futuro. Certo, lo sguardo è rivolto al futuro,
però la squadra doveva mettere un po' più di entusiasmo all'interno di questa partita, doveva dare un po' più di forza per poter vincere questa partita, ma anche per dimostrare al pubblico di Salerno che la Salernitana e che i tifosi ci sono e che possiamo dare il meglio di noi stessi. L'impressione che si è avuta soprattutto nel primo tempo, dopo una ventina di minuti giochicchiati così, è che quasi non si vedeva l'ora che questa partita finisse. Poi sullo 0-2 nello spogliatoio probabilmente ci si è guardati anche un attimo in faccia, credo che lì si sia sentito anche un po' il peso di Colantuono, che ha chiesto quello scatto d'orgoglio. D'altronde ci ha messo e ci sta mettendo anche lui la faccia. Sì, d'altronde è ovvio che il mister ci mette la faccia, ma come anche i giocatori ci mettono la faccia. Però mi aspettavo da parte dei giocatori nel primo tempo una forza maggiore per cui potessero poi affrontare una partita per vincere, per lottare. È ovvio, non stiamo lottando per salvarci, perché sappiamo tutti che il nostro destino purtroppo è la Serie B, però l'orgoglio e la faccia dei giocatori, questo sì. E per il pubblico di Salerno, che è un grande pubblico, un pubblico del sud che rispecchia quella che è la faccia del sud Italia, doveva esserci questa sera, ma non c'è stato. Bene, grazie. Tra l'altro vi do giusto qualche dato ambientale. Dopo lo 0-2 lo stadio è rimasto quasi impietrito per qualche istante, poi una pioggia di fischi ha accompagnato l'uscita dal campo all'intervallo della Salernitana, che ad inizio ripresa ha avuto quasi un po' uno scatto d'orgoglio, sembrava non bastare, poi è arrivato il 2-2, però come diceva giustamente l'amico tifoso, forse andava approcciato diversamente proprio la partita. Io provo ad avvicinare qualche altro tifoso, anche perché va detto sono rimasti davvero in pochi. Si guarda già al futuro, perché non può venire l'anno prossimo? Sono impegnato, però comunque farò l'abbonamento. Quindi farà l'abbonamento a scatola chiusa. Scatola chiusa. Senza Pasqua, senza. Così Erbolino sa che i tifosi della Serena ci sono sempre. È lui che non c'è. Stasera non c'era. Un'altra cosa volevo sapere. Ma Koulibaly perché deve giocare sempre? Visto che è come il compare suo, che c'ha i mal di pancia. Ah, il cugino, che c'ha i mal di pancia. Se li può venire pure lui e si sta a casa pure lui. Tanto non serve quando sta in campo. È una figura che è inutile. Fa fare solo figure di merda a maggiore. Oh, questo no, neanche. Chiediamo un attimo, no, invece, giusto un attimo. Scusa. Il presidente diceva ci saranno uomini di mondo. Mondi su che mondo? Il mondo falcione, mondo cicerale. Uomini di calcio. Il presidente deve fare, più che altro, deve dare la parola e deve mantenere la parola che ha detto. L'anno scorso pure ha dato una grande parola, che faceva una squadra e non ci faceva soffrire. Permetti in Serie B. Quest'anno sta dicendo, mo dice, io oggi fossi messo una squadra la primavera in campo. Avessi quel ragazzo che ha messo al secondo tempo, un ragazzo, due ragazzi? Sì, Vignato. Vignato. Ha cambiato. Per quale motivo non ha messo? Che secondo me chi lo deve vendere i giocatori? Ma chi si è catta se il giocatore qua? Chi se tutto sa. Bene, queste chiaramente saranno valutazioni tecniche che saranno fatte sicuramente anche nelle prossime partite, in proiezione futura di chi potrà tornare utile anche per il prossimo campionato, anche se, come diceva qualche tifoso poco fa, c'è una rottura netta con l'ambiente e quindi è anche difficile che parte di questa squadra possa continuare la sua esperienza qui a Salerno. Staremo a vedere quali saranno le prossime scelte. Prima di restituirvi la linea, come diceva giustamente Enrico, mancava il presidente Danilo Iervolino, assenza che in realtà era, diciamo, anche annunciata, era trapelata nelle scorse ore. C'erano Maurizio Milan, c'era Petrucci, vicepresidente della Salernitana. Il pubblico, oltre ai fischi nel primo tempo, poi ha continuato a cantare solo e soltanto chiaramente per la Salernitana al momento del gol di Candreva, quando è partita la tradizionale musichetta che accompagna l'esultanza. Tutto lo stadio ha fischiato, segno che non c'è alcuna voglia di festeggiare qui stasera all'Arechi. Ilaria, a te, ci ritroviamo tra poco qui dall'Arechi.
Grazie, grazie mille Filippo. Noi, nell'attesa delle diverse conferenze stampa dei due mister, diamo una piccolissima pubblicità. A tra pochissimo. Siamo rientrati subito in diretta perché è proprio adesso proprio si sta svolgendo la conferenza stampa del mister Granata Colantuono. Ascoltiamolo. Se non altro si è vista una bella reazione, perché dopo il primo tempo io pensavo potesse finire veramente in, tra virgolette, in tragedia, perché sai, giochi con un avversario che c'ha gamba, che riparte bene, tu devi provare a fare qualcosa di più e rischi di lasciare spazi, e poteva finire veramente in malo modo. E invece il secondo tempo secondo me è stato buono, ho visto una squadra che aveva voglia di lottare, e la cosa mi fa ancora un po' più rammaricare per quello che è successo nel primo tempo, perché poi sostanzialmente, se andiamo a guardare, i gol glieli abbiamo regalati noi, insomma, specialmente il secondo. Il primo dovevamo stare più attenti, una punizione a favore nostro è stata trasformata in una ripartenza veloce e abbiamo preso questo gol. Peccato. Sono dispiaciuto perché era una partita che volevamo fare diversamente, però insomma mi prendo la reazione e andremo a lavorare su questo. Franco Esposito, Telecolore, Corriere dello Sport, Montuscolo. Salve mister, abbiamo ascoltato Mandrema che ha analizzato, insomma, la partita del campionato, purtroppo abbiamo sprecato, quindi detto al capitano sa come è stato bandita piano. No, non è così, eh. Io poi rispetto le opinioni. Sì, no, perché non è un modo di dire non affronteremo le rosse. No, poi ha anche detto dobbiamo chiudere con dignità. Credo che la reazione del rispetto della gente. Ecco, ma nell'intervallo la domanda è un'altra, però. Cosa hai detto ai giocatori? Ma che gli ho detto? Quando succedono queste cose non è che puoi andare a infierire di più. Gli ho detto che era un peccato, perché insomma prendere questi due gol in questa maniera, facciamogli fare a loro i gol, che è già una buona squadra il Sassuolo, perché poi il Sassuolo secondo me per la rosa che c'è una classifica che non rispecchia bene. Facciamogli fare a loro i gol, invece glieli abbiamo regalati, pur sapendo che era un avversario comunque difficile. C'è un reparto offensivo il Sassuolo che è di grande levatura a mio avviso, e invece glieli abbiamo fatti noi. Ci siamo ricompattati e torniamo a fare un secondo tempo di spessore, di aggressività, di cattiveria, e devo dire che l'hanno fatto. E quindi a volte i campionati, ci sono state delle partite che in casa San Rindano ha perso, magari a volte il punto sì, per una squadra che deve, poi, oggi no, chiaro, però in altre situazioni magari poteva essere più dolce, diciamo così. Oggi è un po' amaro perché questa partita volevamo vincerla, però insomma, ripeto, mi prendo la reazione, stiamo lavorando da poco, sono state anche due settimane un po' particolari, prima i nazionali, poi abbiamo giocato lunedì, tre giorni di riposo, subito in campo di nuovo con qualche giocatore tra le altre cose fuori per infortunio, insomma ce ne abbiamo più di qualcuno fuori, però niente, questo per il morale serve, andiamo a preparare la partita la prossima con la Lazio, che sarà una partita di grandissima difficoltà, cercando di migliorare sotto certi aspetti e di proseguire dove abbiamo visto delle cose positive. Otto Sanne, Carlo Polverino. Buonasera mister, le chiedo se in queste settimane avete sentito, in questi giorni ha sentito il presidente, e insomma se avete avuto modo di confrontarvi e cosa le ha detto? Il presidente l'ho sentito, perché il presidente ci sta molto vicino, sia telefonicamente che per messaggio, quindi ti ho detto di fare quello che vi sto ripetendo io, insomma, a voi in buona sostanza, di non mollare, di non gettare la spugna e di rendere dignitoso questo fine campionato, sia per noi, sia per la società, chiaramente anche per la gente, che è chiaro che oggi abbiamo mugnato, ma che cosa ci possiamo aspettare dalla gente? Se vai sotto 2-0, sei ultimo e vieni da una stagione un po' particolare, io insomma, ripeto, sono un po' vecchietto di carriera, insomma, normale che i fiori sicuramente non te li puoi aspettare. Anzi, vi devo dire la verità, io pensavo che al secondo tempo potesse succedere quello che dicevo prima. E invece, tutto sommato, la reazione mi è piaciuta. L'ambiente ce lo dobbiamo portare noi dalla nostra parte, con delle prestazioni per i 90 minuti, tipo quella del secondo tempo. Poi io li conosco qui, perché è tanti anni che sto qui. Lo so che poi la gente cosa è capace di fare qui. Poi sono capaci anche di fartele vincere loro le partite, perché il popolo salernitano è, non lo dico perché devo stare a fianco a nessuno, tanto è un popolo che riesce a trascinare, però dobbiamo essere noi la molla che fa scattare determinate cose. Mattino vagliamo, poi Gazzetta e chiudiamo.
Mister, un suo giudizio sulla prestazione di quei mesi che lei ha lanciato, secondo me anche con uno sguardo verso il futuro, ha perso tanti duelli, un giocatore che non è riuscito a carburare, era un'iniezione di fiducia che secondo me lei ha voluto dargli anche in prospettiva perché è un contratto molto lungo, le chiedo conferma di questo e poi Candreva nell'intervista a DAZN ha detto le altre a un certo punto ci hanno aspettato, noi però abbiamo messo la retromarcia, è un campionato buttato visto che lei vive Salerno anche se in un altro ruolo comunque da inizio stagione, è un campionato buttato questo della Salernitana? Ma guarda, la prima domanda, di Gomez secondo me non essendo abituato non c'hai a grandissimo minutaggio, è un giocatore che ha una buona struttura, è un giocatore che ci può dare una mano ma ha delle caratteristiche, non è che potevo aspettarmi di più, gli ho detto solo di fare un po' a sportellare con i difensori del Sassuolo, di cercare di farci salire, avevamo preparato una partita in una certa maniera, però poi il copione è cambiato subito perché poi prendi quel gol e quello che avevamo preparato insomma è andato un po' in cavalleria, diciamo così. Ha fatto il suo, è un giocatore che ha pochi minuti, non è super condizionato come dicevo poc'anzi, lo aspetteremo, tanto gli attaccanti sono questi, c'è Iguemesi, c'è Weisman, c'è Simi, e c'è Candreva che può giocare da sottopunta come nel secondo tempo. Quindi con questi ci abbiamo e con questi dobbiamo fare. Io per quello che riguarda Dia aspetto notizie da. Stanno parlando, quindi aspetto notizie da loro. E, sulla stagione, lo so, la stagione è così, sono stagioni che partono male, riaddrizzarle poi diventa difficile, probabilmente qualcosa di più si poteva fare, però non è accaduto, quindi. Ora stare a piangere su quello che poteva essere non è stato, insomma, è riduttivo. Bisogna concentrarci solo su queste 8 partite. Quante ne sono rimaste? Scusa, 7. Che tra le altre cose sono anche abbastanza impegnative perché se andiamo a guardare il calendario, poi alla fine, a partire da quella di venerdì prossimo, insomma, ci sarà da tribolare parecchio. Però se lo spirito è questo del secondo tempo, io sono fiducioso perlomeno per andare a fare una partita di un certo spessore, poi magari a volte i risultati arrivano quando meno te l'aspetti, questo magari lo dico per esperienza, oppure su campi dove non pensi di andare a raccogliere punti, è tutto da vedere, speriamo che se non altro sto secondo tempo ci dia un po' di fiducia, un po' di consapevolezza, un po' di autostima, insomma, perché vi posso garantire che andare a recuperare una partita del genere non era facile, quindi significa che questa squadra forse qualche valore ce l'ha, inespresso, ma ce l'ha probabilmente. Gazzetta dello Sport italiano, Corriere. Buonasera Mister, ciao. Secondo me ha usato parole forti, o meglio, no. Parole forti per scuotere ma no, la squadra? No, perché tutto sommato che fai? Vieni dentro 2-0, la gente comunque ha mugugnato giustamente. Che cosa vai a dire? Ho solo un attimino cercato di rinfrancarli e di dargli una scrollatina, ma bonaria, non c'era bisogno di andare oltre perché credo che sarebbe stata una cosa deleteria. Secondo me. Il Sassuolo si lamenta con gli arbitri, tuo giudizio? Ma io ho mai parlato qualche volta degli arbitri, io? Voi che c'eravate già all'epoca, mi sembra che raramente, non parlo degli arbitri, non lo so, ma poi oggi sai, c'è il VAR, c'è tutto, quindi no, non lo so, no. Loro possono fare quello che vogliono, ci mancherebbe, io degli arbitri eviterei di parlare. Grazie a tutti, grazie, buona serata. Se lei mi dà a vederla dopo la partita, immagino che siete molto arrabbiati dopo gli episodi di oggi. Ma io penso che prima cosa sia una questione di rispetto per cui dobbiamo fare delle interviste, perché una della società è giusto che venga. Nello stesso tempo mister Ballardini ha visto le immagini, si è incavolato, per cui ha preferito ritornare un po' nello spogliatoio e lasciare a me il compito di fare questa intervista. È chiaro che non è contento lui, non siamo contenti noi. Ma quello di cui non siamo contenti soprattutto è del sistema arbitrale, per cui non siamo, sai, tu ci conosci, non siamo una società che si lamenta facilmente, anzi penso che abbiamo sempre un po' cercato di andare incontro un po' al sistema arbitrale. Basta pensare anche domenica scorsa, c'era un doppio fallo da giallo clamoroso, non è stato concesso. E soprattutto quello di stasera, penso che il fallo di De Frel, su De Frel, è clamoroso e per quanto riguarda anche il rigore lo riguarderei bene perché probabilmente ci serve da ridire anche qualcosa su quello. Grazie.
Salve direttore, Roberto Guerrero, Gazzetta dello Sport. Volevo chiederle, questo pareggio quanto vi frena dal punto di vista della salvezza, al di là delle lamentele sulla direzione arbitrale? Perché immagino che nel vostro piano rimonta questa rappresentava una tappa importante in chiave appunto salvezza. Beh, una tappa importantissima, ma importante come ci sono adesso altre 7 partite, sono, per cui sono tutte determinanti. Chiaro che le gare trascorrono, per cui diventa sempre un problema in più. Peccato, perché sul primo tempo una partita che stavamo conducendo per 2-0, poi alla fine siamo andati a pareggiarla. E non posso dire nulla per quanto riguarda un po' l'aspetto dei nostri giocatori, perché credo che la squadra abbia fatto bene, abbia giocato anche un buon calcio e alcuni giocatori si stanno ritrovando, per cui la squadra la vedo sicuramente sotto un aspetto positivo. Quello che mi dispiace, lo ripeto, è come è stata condotta da parte dell'arbitro. Buonasera, mi scusi direttore, Pasquale Poli, Radio Sportiva. Capisco le proteste, però perdere 2 punti a Salerno in questo momento diventa problematico anche a livello psicologico. La squadra mi è sembrata che sul 2-1 ha iniziato ad avere paura in campo. È una domanda che volevamo fare a Berlardini, perché è arretrata moltissimo la squadra. Ma io penso che in certe situazioni può anche capitare, perché ci sta, una partita importante, una partita in cui ci si gioca tanto. Però la paura vale fino a un certo punto, non dobbiamo dimenticarci che vale per noi ma vale anche per la Salernitana, abbiamo giocato anche lunedì, per cui noi questa settimana abbiamo fatto un allenamento soltanto, ci sono anche un po' le condizioni del campionato che a volte ti porta anche ad avere un po' delle difficoltà, non soltanto tecniche ma anche fisiche, per cui penso che abbiamo sofferto come magari ha sofferto la Salernitana nel primo tempo. Buonasera. E abbiamo ascoltato le parole di Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo. Chiedo venia, prima però non abbiamo le anteprime in realtà visive, quindi mi era stata data un'informazione l'altro amministratore delegato. No, perché ci sono degli eter, siete proprio monelli, quindi non specifichiamo, cattivi, alcuni errori non dipendono da noi in studio. Stavamo però commentando le dichiarazioni di Colantuono in conferenza stampa. Innanzitutto abbiamo ascoltato anche dalle parole di Carnevali quello che si leggeva sui social, insomma Sassuolo non contento della direzione arbitrale, con 2 episodi molto chiari, e in questo caso è andata bene alla Salernitana, e giustamente Colantuono ha analizzato la partita. Mi ritrovo nelle sue parole. Certo, dalla sua parte c'è la considerazione di poter costruire qualcosa di diverso, francamente condizionante il primo tempo e troppo poco guardare soltanto alla reazione al secondo tempo. Io riparto da questo aspetto, che sì, abbiamo sottolineato una bella reazione, ma l'aveva lui etichettata come una finale. Secondo me non lo era, però comunque c'era l'opportunità di costruire qualcosa di diverso dal primo minuto di questa sfida, volendo sì, oggi del furore agonistico che avevo citato spesso nell'ultimo appuntamento di Offside c'è stato, ma per solidità difensiva è una squadra davvero che non è commentabile la capacità di fare gruppo all'interno della difficoltà, perché basta semplicemente un tracciante e la squadra avversaria, oggi il Sassuolo, ma in altri casi le altre formazioni, per questo aspetto, e non a caso altri 2 gol subiti, è la peggior difesa del campionato, c'è poco da aggiungere ormai. Ma tra l'altro rischiamo di essere stucchevoli e quasi controproducenti. Però vorremmo parlare di calcio e quindi ci proviamo, è doveroso farlo. Perché la ripetitività degli errori, delle leggerezze, della fragilità di questa squadra ormai sono stranote. Lo dicevamo guardando la partita in TV con Carmine, ogni qualvolta la palla era nella metà campo o nella tre quarti della Salernitana veniva fuori un pericolo, a dimostrazione proprio di una fase difensiva che lascia a desiderare dopo 4 allenatori, quindi anche qui c'è proprio un difetto strutturale nella costruzione. E poi facevo anche un'altra considerazione:
Diceva giustamente Carmine, l'approccio, mi pare che gliel'abbia chiesto in conferenza stampa anche qualche collega a Colantuono, ci si aspettava un altro tipo di approccio, che è stato il limite anche questo costante della Salernitana, cioè un inizio di partita sempre moscio, sempre blando, quasi avesse bisogno la squadra di essere schiaffeggiata per poter reagire. Stavolta è andata bene. Perché... A paragone di altre sfide, forse sì, oggi è anche accettabile l'approccio, ma per quello che doveva essere invece l'approccio di una finale ci si attende sempre qualcosina in più. Volendo si sono ritrovati anche spiazzati dal pubblico che ormai è, ma mi sembra inevitabile che chiaramente dalla parte del pubblico ci sia la volontà di ambire a qualcosa di diverso da vedere, cosa che non avviene. Ad esempio anche il jingle sul gol, che ovviamente è d'ufficio, non è che ci sia la volontà di sottolineare quasi con ironia quello che avviene, però dall'altra parte il fischio mi sembra quasi doveroso, perché comunque in questo momento il tifoso della Salernitana si ritrova con una complessità anche nel vivere il finale di stagione, già sapendo il finale di quello che si sta costruendo in campo, purtroppo, quindi prima mi sembra tutto parlavamo normale. Parlavamo di approccio, ma anche dal punto di vista tattico, cioè del coraggio, che non c'è stato sempre anche, sul piano offensivo, anche nello schierare la squadra, cioè non a caso la reazione, sia pure di orgoglio, sia pure favorita da qualche decisione arbitrale, è avvenuta nel momento in cui hai utilizzato le due punte. Però è arrivata, cioè, io infatti. Questo non sì, mi sì, spiego sì, ormai non hai più niente da perdere, hai da salvare soltanto la dignità, perché non sei mai stato in corsa per non retrocedere. Nel 2024 ultimo, mai sei ultimo da fine ottobre, non hai vinto in casa uno scontro diretto, uno scontro con le squadre che occupano il lato destro della classifica, ne è rimasta una sola di formazione da affrontare, mi pare, il Verona, per il resto le hai toppate tutte, quindi voglio dire, in una gara come questa, dove ci deve essere una reazione, e rischia, porca miseria, metti in campo qualche altro giocatore offensivo, utilizza magari anche perché cosa dall'inizio, c'è da perdere. Esatto, dall'inizio no, o soprattutto, come sentimmo dire da Inzaghi in una conferenza stampa post gara, ormai riconosco in questo gruppo difficoltà difensive, prova a fare un gol in più dell'avversario. Bravo. E anche in questo, sul piano offensivo, spieghiamo qualcosina in più. Chiaramente non siamo fermo il tecnico e lasciamo a lui le decisioni, assolutamente. Avrà le sue giuste osservazioni da fare durante la settimana per arrivare poi a inserire una sola punta per volta praticamente. Fermo restando che i numeri certificano anche la inconsistenza del reparto offensivo. Assolutamente. Perché facevo questa considerazione, numeri alla mano, su dei 25 gol segnati, Il capocannoniere non a caso è un centrocampista, sia pure offensivo come Candreva con 6 reti, l'intero reparto offensivo ne ha segnati appena 9, di cui 4, cioè quasi la metà, di A che ecco, per le ragioni mancano, che conosciamo non manca non la è doppia cifra di DA in questo ma campionato. Ma soprattutto le tre prime punte che si sono alternate sono state un totale fallimento. Il primo, quello utilizzato da Colantuono, la prima punta diciamo utilizzata da Colantuono è stata a Bologna, Simi, addirittura portato da Fabiani come direttore sportivo, Iquemesi portato da De Santis, Weisman portato da Sabatini, quindi tutti e tre i direttori sportivi per il che quale si sono alternati hanno fatto un disastro. Impari, quando io dico che si deve fare tabula rasa, mi riferisco anche a questo, cioè alla fine i numeri sono lo sono specchio evidenti, e la fotografia reale di quello che è lo stato e bisogna dell'arte. Lavorare su quelli per migliorare, però io tornerei un attimo da Filippo per i saluti finali e poi abbiamo un primo amico ai nostri telefoni. Eccoci qui, Ilaria, come vedi siamo rimasti praticamente soli nel piazzale della Rechi, che a differenza delle scorse settimane, dei primissimi mesi di campionato, stasera era quasi desolatamente vuoto a metà, quindi c'era un clima di rassegnazione, un clima di amarezza che poi con il passare dei minuti è diventato anche
di rabbia per quello che si sta vedendo in campo, nessun mordente, nessuna voglia appunto di onorare quello che aveva chiesto la società. Poi c'è stato questo 2-2, ma non è bastato ad evitare i fischi. Io vi lancio giusto qualche feedback raccolto sempre qui, parlando anche con i tifosi. In tanti sperano che adesso proprio la presenza di Stefano Colantuono in panchina possa essere anche un po' una garanzia per dare spazio ai ragazzi del settore giovanile, per capire chi di loro potrà tornare utile anche nella prossima stagione. D'altronde proprio Colantuono, essendo responsabile del settore giovanile, conosce bene tutte le squadre per averle costruite. C'è qualcosa, qualcosina direi, di discreto che sta nascendo soprattutto con le squadre più giovani, quindi capire se c'è la possibilità di far fare l'esordio a qualche ragazzo anche per dare un'immagine differente, per sfruttare queste sette partite che ormai separano dalla fine del campionato per raccogliere elementi in proiezione futura. Sarà difficile arrivare al termine della stagione, visto anche il clima che si respira, e credo che l'unico elemento di discontinuità potrebbe essere rappresentato da un segnale forte da parte della proprietà, che deve necessariamente, Milan in una recente intervista proprio nel giorno in cui Colantuono arrivò a Salerno disse che il mese di aprile era quello in cui si sarebbe iniziato a programmare. Bene, aprile è iniziato, noi attendiamo con ansia, lo attendono soprattutto i tifosi, che vengano ufficializzate e annunciate le mosse per il futuro e anche per iniziare a capire quale sarà il destino della Salernitana. Tante volte Iervolino ha seguito un po' i consigli, il modello di Aurelio De Laurentiis, pare che a Napoli si stia definendo per quello che dovrà essere il management della prossima stagione. Bene, Iervolino prenda esempio anche stavolta e inizia a programmare il futuro, stavolta con largo anticipo. Io ringrazio Gerardo Napoli alla parte tecnica. Se non ci sono domande, vi restituirei la linea, perché dalla Rechi è tutto. Grazie, grazie mille Filippo, nessuna domanda, grazie infinite e buon proseguimento di serata a te e a Gerardo Napoli dalla parte tecnica. Abbiamo la nostra prima telefonata e quindi diamo il benvenuto e auguriamo una buona serata al nostro primo amico. Ciao, buonasera, chi sei e da dove chiami? Bene. Abbiamo cominciato alla grande, forse da un'auto. Sì, senza sì. Cintura, no, sicurezza, ma... quindi consigliamo. Ecco. Non per smentire o contraddire Filippo. Dato la però... stoccata di Filippo, ecco, Notari. No, la due cose però vanno dette. A proposito del settore giovanile, è un disastro anche il settore giovanile. Abbiamo visto la tua reazione. Ma sì, perché ti viene dal cuore. Nel senso, quale elemento è uscito fuori dal settore giovanile? Nessuno. Quindi anche il settore giovanile è da rifare ex novo. Quando parlo di tabula rasa e invito chiunque ad andare a leggere il significato letterale, significa sparecchiare, pulire, fare piazza pulita. Quindi nessuno escluso, perché continuiamo a dire solo per la maglia, però poi difendiamo Tizio o escludiamo Caio dal Repulisti. Il Repulisti, l'operazione di bonifica va fatta totalmente, perché ognuno è pro quota o responsabile di questo disastro, perché a livello sportivo questo è un disastro. Non siamo stati capaci stasera grandi, di battere nemmeno il Sassuolo, anzi abbiamo rischiato di perdere se non fosse stato generoso il metro di valutazione una volta tanto a favore della Salernitana dell'arbitro Sozza. E quindi questo come primo aspetto. Il secondo, diceva Filippo, il presidente dovrebbe prendere esempio da De Laurentiis, augurandoci che aprile non sia dolce dormire, che esatto, qualcuno si svegli. Ma bisogna capire innanzitutto, anche alla luce di quelle che sono le notizie che sono uscite stamattina su Cronache, insomma, se la società è realmente in vendita, che cosa abbia intenzione di fare. Anche su questo io sono stato abbastanza chiaro, duro, netto e quindi chiaramente criticabile e contestato, però la realtà è questa, cioè
che al di là delle dichiarazioni di facciata fatte a macchia di leopardo resta un'ambiguità di fondo e un modo di prendere tempo da parte del presidente, perché se avesse la determinazione, la convinzione di restare, andrebbe in conferenza stampa, verrebbe in conferenza stampa a Salerno e dichiarerebbe quello che deve dichiarare. Resto e l'anno prossimo ripartiamo dalla B facendo questo, quest'altro e quest'altro ancora. Però invece non mi pare che ci sia questa chiarezza. Abbiamo recuperato la nostra telefonata e diamo il benvenuto al nostro amico. Ciao, chi parla? Pronto? Ciao, buonasera, chi parla? Sì, ciao, buonasera, sono Luca da Como. Ciao Luca, prego, ti ascoltiamo. Buonasera. Allora, due considerazioni. Beh, una è una cosa di cui state già parlando ora, nel senso, quante sono fondate le voci che stanno circolando con una certa insistenza in queste ultime ore di una probabile messa sul mercato della società, che va in contrasto appunto con diciamo quello che era stato promesso magari anche da Milan di mantenere la società anche scendendo in categoria per una pronta risalita. La seconda è una mia considerazione, una mia raccomandazione che faccio al tifoso speciale salernitano, che è quella, diciamo, di essere, è difficile dirlo perché si conosce così come il popolo salernitano, cercare di essere meno passionali, nel senso un po' più razionali, cercare di non volare troppo alti quando i risultati sono positivi e di non abbatterci troppo quando magari sono negativi, cercare di fidarci meno delle parole che ci vengono date, e lo dico nel senso da tifoso salernitano ma da residente a Como, dove c'è una società in Serie B che è detenuta da una proprietà, non so se avete letto anche voi, che è la più ricca, diciamo, anche tra le società di Serie A. Il tifoso comasco, se non viene in Serie A il Como quest'anno, non lo reputa come un dramma. Si può ripartire ancora bene, diciamo, l'anno prossimo, perché la base è solida, c'è una certa programmazione che è quella che si deve cercare di fare a Salerno. Il tifoso è molto con i piedi per terra, chiaro, un atteggiamento più freddo, meno passionale, però cerca di essere un po' più razionale. Quindi quello che cerco di raccomandare al tifoso salernitano è proprio questo: cercare di attendere, pensare, parlare meno e fidarsi poco. Grazie, grazie mille Luca. Passiamo subito alla prossima telefonata. Ciao, buonasera, chi parla? Buonasera. Ciao. Chiudiamo dalla regia, grazie mille, non fateci perdere tempo. Andiamo a commentare però quello che ha detto, insomma, Luca, che però io trovo molto corretto, però anche molto lucido, un intervento molto lucido. La prima telefonata e poi dall'altra parte il lato B che... Va bene, andiamo avanti. No, l'analisi è correttissima. Diciamo che secondo me, e anche nello spirito del tifoso, ascoltare la carica, la proiezione in positivo, bisogna essere più razionali, ma credo che il tifoso quest'anno abbia poco da recriminare sul proprio cammino. C'è tanto invece da recriminare su quello che non è stato costruito e quello che non è stato rafforzato lungo i mesi. E non rispettato in base alle promesse. È calzante, anche perché ricordo che, ad esempio, guardandola da casa, non vivendo io Como, ma il Sinigaglia non mi sembra che sia un impianto pronto per la massima serie, ad esempio, vero che in Lombardia poi avrebbe da poter attingere per poi costruire qualcosa di diverso in attesa di un proprio stadio. Per quanto riguarda sempre la sua riflessione, mi trovo d'accordo sull'altro aspetto toccato in avvio, ovvero quello che comunque sulla proprietà noi attendiamo delle risposte concrete per valutare poi quello che si sta per prefigurare, perché comunque, lo ricorda spesso Enrico, ci sono delle espressioni di volontà rispetto al futuro prossimo, ma intanto le settimane scorrono e facevi il paragone Filippo con il Napoli, direi che vale fino ad un certo punto.
perché il Napoli è certo della partecipazione in massima serie, certo. Non è certo invece della Coppa a cui parteciperà e se parteciperà ad una competizione UEFA. Invece in questo caso, lo ripeto anche per l'ennesima volta, non è semplice riparametrare subito il club in un'altra categoria, anche decidere su chi dirigenti puntare per la Serie B. Ci sono dei nomi di dirigenti che hanno saputo costruire negli anni, dirigenti invece ad esempio anche in C che possono fare bene, che meritano una chiamata in B e quindi la Salernitana potrebbe puntare, però di base c'è da comprendere lo sviluppo societario, esatto, e di impresa rispetto alla Salernitana. In questi 12 mesi si è un po' disperso. Abbiamo due telefonate in coda. Sì, rischi di perdere tempo, di sprecare tempo, un po' quello che è successo l'anno, certo, scorso. Cioè l'anno scorso ti sei salvato con larghissimo anticipo, avresti dovuto programmare, a cominciare dal fissare il punto fermo che era la riconferma dell'allenatore senza se e senza però ma. Però poi c'è stata festa a Piazzella, la famosa festa, ed è stato un disastro. Parlavi tu anche dello stadio del Sinigallia, al momento, visti i numeri che sta facendo anche Salerno, sarebbe stato l'ideale partire con i lavori, tanto più di 14-15 mila spettatori, che sono pure troppi, perché sentivo dire stasera ma siamo pochi intimi, ma con una squadra che è ultima in classifica. No, forse il conto è riparametrato agli abbonati che però in realtà non hanno poi esercitato realmente del diritto. Hanno fatto benissimo anche a non andarci per vedere questo spettacolo, la presenza di paganti rispetto a quella effettiva in campo. E quindi 14-15 mila si incomincia appunto a mettere mano finalmente alla questione dello stadio, a insomma, bisogna muoversi, cioè non si può stare più con le mani in mano. Però vogliamo tornare su questo argomento, perché secondo me va ripetuto diverse volte, perché veramente è il vero protagonista adesso, il leitmotiv, il futuro, e quindi quello di riprogrammare fino alle prossime puntate. Chiedeva il telespettatore da Como di avere informazioni maggiori se la società è o meno in vendita. Stiamo aspettando anche noi. Di fatto non c'è la certezza che non sia in vendita, ecco, ribalto la situazione, perché altrimenti non mai sentito se c'è un'offerta la verrà venduta, cioè su questo è inutile tergiversare, se arriva un'offerta Iervolino vende, saranno 30-35 milioni di euro, insomma, ma vende, non c'è proprio da discutere. Abbiamo due telefonate in coda, ciao, buonasera, chi parla? Pronto, buonasera, sono Raffaele da Pereggio. Ciao Raffaele, benvenuto. Guarda, stasera vedo Nico Scapatizzi, il solito. E questo parlato, mi fa piacere. Raffaele, puoi ripetere? Non abbiamo. Non ti abbiamo sentito. Come lo vedi Enrico Scapatizzi questa sera? Carico stasera. Non mi vedi? Come? Molto carico. Carico. È perché sai. Stiamo tutti attraversando questo momento della serenità. Eh già, è vero. Sai, prima sentivo della primavera, io andrei in caldo sui ragazzi della primavera, perché tutti rischiano di bruciarli e poi comunque la serenità è primavera 2. Enrico non è convinto, Raffaele. No, sono d'accordo. Ah, sei d'accordo? Con lui, pensavo di no. Non ci sono elementi che possono esordire in prima squadra oggettivamente, perché pure i risultati della primavera sono un disastro, voglio dire. Anche lo stesso lavoro di Colantuono, che per carità è partito dalle macerie che erano state lasciate dai suoi predecessori, ma sono anni, cioè dai tempi di Aliberti, del buon Enrico Coscia, che non ci sono giocatori che escono fuori dal settore giovanile. Anche da questo punto di vista è stato un disastro sotto la gestione Lotito, ma un disastro anche sotto la gestione Iervolino. Insomma, dobbiamo essere poi onesti, oggettivi, perché questi sono i dati poi concreti sui quali dobbiamo confrontarci. E allora ripartiamo, ma ripartiamo con una certezza: resta o non resta Iervolino? Ce lo faccia sapere non a giugno, non a luglio, ma adesso, ad aprile, quando si programma una nuova stagione, perché la Salernità, al di là dell'aritmetica, è straretrocessa. Beh, Milan aveva detto che in qualche modo, appunto, lo ricordava anche Filippo, ad aprile ci sarebbero stati, ecco, dei risvolti e saremmo stati resi partecipi. Però abbiamo un'altra telefonata, quindi diamo spazio ad un nuovo amico. Ciao, buonasera, chi parla?
è cascato, va bene, nel caso richiama. Completo io, il discorso che facevo prima sulla complessità di riparametrarsi in un altro campionato implica però un piano A e un piano B, cioè un'idea già te la fai e mi auguro che se la siano fatta, poi è chiaro che tocca a loro e noi attendiamo sia la parte stampa e chiaramente per presentare anche ai tifosi, agli appassionati quello che sarà. Però è anche giusto, Carmine, perché sennò poi veniamo tacciati di sì. Non dire le cose, di nasconderle, di essere evasivi, di essere conniventi, perché è chiaro che in questo momento, come dire, abbiamo la responsabilità per il rapporto anche di fiducia, immagino, sì, che abbiamo con i telespettatori. Un dovere. Di dire, è quasi un dovere, bravo. Un dovere, raccontare quello correggimi, che... appunto, se sbaglio, di spiegare come stanno le cose, di dire la nostra, anche di avere il coraggio di esporci in alcune, perché siamo stati rimproverati magari di non averlo detto. Io torno sempre sugli stessi argomenti, vabbè, a proposito del ritiro, ma allora non aveva senso, perché c'era, ripeto, un mercato, sarebbe stato un processo all'intenzione, del resto, anche chi si è aggrappato sugli specchi alla preparazione atletica, abbiamo visto che non era quello il problema, come non era il cancro è nello spogliatoio, perché se ancora l'allenatore dopo Bologna dice abbiamo chi non rema, chi non si impegna, se non vedo qualcuno concentrato, il quarto allenatore della stagione, lo metto fuori in rosa, e comunque anche oggi in una partita che valeva zero per la classifica ma tanto per l'orgoglio, per il morale, per la gente che comunque continua ad andare allo stadio in maniera massiccia, a differenza del presidente che mantiene vuoto il suo posto in tribuna autorità, voglio ecco, dire, vediamo nei confronti anche qualche di questa foto. Gente obiettivamente dovevi dare qualcosa in più. Ok, però adesso abbiamo due telefonate, perché Enrico altrimenti me le fai tutte cadere. Ma ti va di accogliere tu il prossimo tifoso in linea? Non ti va? Lascio a te. No, mi va, ma lascio chiamano a te. Chiamano principalmente per te, che sei la star di questa trasmissione. No? Ciao, buonasera. Riesci a depotenziarmi quando tocca il mio ego? No, ma mi frega. Io dico soltanto la verità. Tornati qui in diretta, siamo quasi alle battute finali, però andiamo a ripercorrere quella che è stata non soltanto la disamina di questo post partita, ma soprattutto quale sarà il futuro della Salernitana? Bella domanda, Ilaria. Io pongo dei dubbi e mi ricollego alle parole di Enrico. Noi non abbiamo ancora compreso quale è la prospettiva, quale possa essere la condizione e la base di ripartenza di questo gruppo. Lì però io rinnovo l'aspetto legato ai contratti, alle velleità dei tesserati. Ad esempio si parlava di Quemesi in conferenza stampa, un contratto molto lungo, quindi Colantuono ha il dovere di schierarlo per valutarlo, volendo anche per incentivare potenziali acquirenti nel caso di un clamoroso finale di stagione a suon di reti, cosa che rispetto a quanto visto si rende complicato, però non si sa mai e bisogna anche tentare queste soluzioni per aumentare il capitale che oggi è deprezzato, perché parliamo di una rosa in balia degli eventi e abbiamo visto il caso di A, tra l'altro anche in questa conferenza stampa il tema resta inevaso nella sua... Stiamo parlando a 7 giornate dalla conclusione del campionato. Non c'è più da valutare, c'è da agire o comunque da prendere, da costruire. O comunque da tirare una linea. Ormai io però sono d'accordo con Enrico quando parla di tabula rasa, perché in realtà lo insegna anche la storia del nostro mondo, quando purtroppo dall'apice, anche se non si può parlare realmente poi di apice perché non siamo mai stati primi in classifica né nulla, però parliamo da una della salvezza Serie A tranquilla con settimane d'anticipo, esattamente, quindi quella è la nostra la apice, giusto per specificare quello che si può fare visto la deludente stagione di quest'anno e capire, prendere atto, perché spesso si è in qualche modo ci si affeziona ad un'idea o comunque ci si affeziona a delle scelte che si fanno. A dei nomi. È peggio Ilaria, quando perché poi... ci si affeziona ai nomi, alle persone, ed è questo l'errore che Salerno sta pagando da anni e continua a pagare. E io quello stavo dicendo, e quindi in qualche modo bisogna avere invece più lucidità,
fare tabula rasa e ricominciare da capo, perché così com'è è evidente che la cosa non funziona. Il periodo, mi permetto di integrare, non è circoscritto al 1 gennaio 2022, cioè quando è subentrata questa gestione, ma addirittura bisogna tornare indietro a luglio del 2011, quando cioè si è insediato con il Salerno Calcio la gestione romana di Lotito e Mezzaroma, perché in questa società, continuo a ripeterlo facendomi altri nemici, ma non me ne frega un emerito cavolo, ci sono un'infinità di personaggi, di figure che hanno esaurito il loro ciclo e non capisco perché ci sia chi ancora continua a difenderli, cioè ci si riempie la bocca di solo per la maglia, che bisogna andare allo stadio solo per la maglia, ma poi si rimane attaccati non so per quale ragione invece alle persone. A questo punto si è chiuso un ciclo che è partito dalla Serie D nel 2011, ripeto, con la gestione Lotito Mezzaroma. Si chiude dopo tante vittorie e anche dopo due salvezze molto importanti, la prima miracolosa, la seconda esaltante, con una retrocessione. Quindi bisogna mettere un punto, una retrocessione nella quale per la quale diciamo ci sono state corresponsabilità, cioè nessuno ha fatto il proprio dovere, perché se lo spogliatoio è in quelle condizioni, se sul piano della gestione dei casi c'è stato quello che c'è stato, se si sono sovrapposte le conferenze stampa in alcune occasioni, ricordo per esempio Paolo Sosa che parla all'ora di pranzo e il direttore sportivo che nello stesso giorno prima della trasferta di Lecce dice il contrario, allora era De Santis. Ci sono stati tanti episodi, non c'è una cosa da salvare di quest'ultima stagione. Allora perché bisogna escludere Tizio piuttosto che Cai? Poi se volete i nomi io non ho nessuna difficoltà a farli, perché la prossima settimana vi porto la lista di quelli che ancora tengono il cordone ombelicale con Lotito e Mezzaroma. Andiamo a giocare venerdì a Roma con la Lazio, buona a cominciare da Colantuono chi l'ha portato a Salerno tre volte, Fabiani, tanto per fare un nome, ma dico Colantuono, possiamo dire il direttore, il segretario, il team manager, ne possiamo citare un'infinità di nomi, ma non perché siano improvvisamente diventati, ecco, dei demoni. Voglio chiarire questo discorso. Ecco, permettimi la hanno finito battuta un ciclo. Però permettimi la battuta al contrario, erano protagonisti anche nella passata stagione. Appunto, hanno finito, hanno esaurito un compito, hanno fallito e come hanno pagato? Ci sono stati gli allenatori, cioè non si è avuta nessuna pietà nel tagliare le teste degli allenatori, nel tagliare le teste dei direttori sportivi, in senso figurato, nel cambiare non so quanti giocatori, è arrivato anche il momento di fare piazza pulita anche negli altri incarichi, perché non mi spiego come a distanza, l'ho scritto e lo ribadisco, di 2 anni e 3 mesi, anzi siamo nel quarto mese, ancora la nuova proprietà non ha dato una sua impronta, al di là della figura del direttore, dell'amministratore delegato, perché poi è forse del direttore generale e del direttore sportivo, oltre alla passeggera presenza di Mara Andria alla comunicazione e al marketing. Per il resto è tutto un retaggio della vecchia proprietà. Abbiamo una telefonata, sì, se mi date spazio, e sarà anche l'ultima di questa puntata, quindi dopo telefoni chiusi. Ciao, buonasera, chi parla? Pronto? Chi parla? Sono Rosario. Ah, scusa, ciao Rosario. Un attimo la televisione, scusa, perché se no non si capisce niente. Un attimo solo. Bravo Rosario, ci piaci così. Grazie. No, volevo dire, non parliamo della società perché è inutile, perché parliamo un velo pietoso, perché è assurdo di quello che è successo dall'inizio del campionato fino alla fine. E ha ragione Scaravuccio. Però un'altra situazione, Lung, ma avete visto la partita? Io me la sono vista, mi sembrava una partita di tamburelli.
cioè mi sembrava una partita che la Salernitana non è proprio incominciata, e la colpa è della Sassuolo, perché il Sassuolo vinceva 4-5 palloni al primo tempo, era finita la partita, invece ha avuto paura il Sassuolo ed è incappata al pareggio, perché sennò non sarebbe mai successo che la Salernitana avesse pareggiato con il Sassuolo. Quella è la problematica. E poi quel giocatore, quell'undici, Eichmann, mi sembra più un corridore, un cavallo pazzo. Ma dove l'hanno preso quel giocatore? Buona serata. Ciao Rosario, grazie mille. Dove l'hanno preso? No, vabbè, andiamo oltre. Io voglio andare sul personale, perché le scelte sono no, state... ma giusto per ricordare effettivamente di chi è stata la scelta. Sabatini va bene, però... l'ha fatta prima per Iquemesi De Santis. Li abbiamo citati, Simi, Fabiani, Iquemesi, De Santis, Weisman, Sabatini. Quindi, tre giocatori messi assieme in tutto il campionato sei a tre gol, tre. Però posso fare i complimenti per la tua memoria, solitamente no, tu è perché lo tengo tutto scritto. Due l'una, sono i direttori sportivi gli unici colpevoli o c'è comunque un percorso che ha determinato colpe, problemi? Perciò dico che le colpe sono di tutti. No, però tornando al discorso anche delle problematiche vanno tolte le incrostazioni. Ecco, se diciamo che nello spogliatoio c'è nel marcio, ci sono delle incrostazioni a tutti i livelli. Va fatta un'opera di bonifica. C'è poco da dire. Me ne assumo io le responsabilità. Ma io non è che me ne voglio assumere. È come quando metti la mela marcia vicino a mele sane, tutte quante poi diventano se mi faccio marcia. Problemi, sì. Ho un'età che mi consente di dire determinate cose. Ma sei giovanissimo, sei nessuno. Molto giovane. Credo, perché sono i risultati che li bocciano. Io non sono troppo impietosamente, convinto. No, invece è così, impietosamente. Drastico. Perché questo è il peggiore campionato della storia della Salernitana. Anche le altre volte la in cui è retrocessa... in B con Lombardi in B? È diverso, parliamo della Serie A. Ah, allora della Serie A sicuramente. E tanto è vero, ne parlavamo in studio prima di entrare in diretta, che siamo ancora al limite con il rischio di battere il record negativo delle 20 squadre in Serie A. Quindi, voglio dire, peggio di così è quasi impossibile. Se stiamo facendo dibattito sul valore del campionato, non c'è dibattito, l'abbiamo espresso più volte. Il mio parere è che ci sono delle figure organizzative che poco c'entrano con il percorso poi tecnico e sportivo. Per esempio? Addetti al campo, addetti alla comunicazione. Io direi che dall'alto è piovuto tantissimo e io ho citato una canzone dei Pooh qualche mese fa, Uomini soli. Cioè è mancato il collante per creare le condizioni di ripartenza e di costrutto lungo la stagione, secondo me. Avrebbe fatto male chiunque. Io ho questa sensazione, dal campo all'ultimo dei magazzinieri, con tutto il rispetto per il ruolo di magazziniere. Erano però ognuno di loro competente. Allora, se lo stesso presidente sostiene che bisogna mettere figure nuove, possibilmente giovani e che non siano uomini di calcio ma uomini di mondo, gli uomini di calcio hanno fallito, perché credo che chi stava nei determinati ruoli, visto che lo fa da 10 anni almeno, ho fatto i nomi e farò anche i cognomi quando sarà il momento opportuno, quando si tireranno le somme a tumulazione avvenuta della Serie A purtroppo, a quel punto vedremo se si tratta di improvvisati o di gente che fa questo da una vita. Ci sono stagioni in cui vai bene e d'altra parte sono prestatori d'opera. Se sbagli, come sbaglia un allenatore, come sbaglia un direttore sportivo, sbagliano anche i collaboratori e non viene riconfermato, o no? Credo che sia giusto, soprattutto se devi ripartire con un nuovo ciclo. Poi se ci sono degli interessi che mi sfuggono, per cui determinate persone devono rimanere a prescindere, allora non parliamo di tabula rasa. Perché se si parla di tabula rasa, come sento da più parti, non solo perché l'ho detto e l'ho scritto io, ma l'hanno detto e scritto in tanti, tabula rasa ha uno specifico significato. Andatevelo a leggere sul vocabolario Treccani che cosa significa.
Io torno sulla mia posizione, no, scusami, ma comprendo anche la tua. Ribadire per questa situazione. Ognuno ha, e questo concetto. Alla propria, insomma. E quindi so che ci sono altre telefonate in realtà in linea, anche se le avevamo chiuse, ne facciamo nonostante giusto lo stop al televoto. Esatto, perché in realtà non sono riuscita a capire cosa mi ha detto la regia. Ne abbiamo una? Perfetto, allora l'ultima ufficiale telefonata e poi vi mandiamo tutti a dormire. Ciao, buonasera, chi parla? Peggio anche. Sono Michele da Gattesta, no? Ciao. Io sono un appassionato della Salernitana, più di da 2 anni. Grazie, che bello. Come, da Gattesta, però voglio dire una cosa, no? Ma si parla soltanto di Calontuo, Sousa. L'unico miracolo che si poteva fare soltanto con l'infarto a salvare la Salernitana. E basta. Anche perché... Ascoltaci soltanto dalla cornetta e silenzia il televisore. Soltanto in sala potevo fare questo miracolo. No, Calantuno, perché tu Calantuno hai indicato il Liverano. Ma chi è questo Liverano? A chi ha allenato questo Liverano? Okay. È chiarissimo. Grazie mille. Adesso ascoltaci dalla TV per ascoltare le risposte di Enrico e Carmine. Grazie. Ne abbiamo parlato con Inzaghi, è arrivata l'ultima vittoria a Verona, Salernitana che nel 2024 non ha ancora ottenuto i 3 punti in una partita, senza contare i pareggi. È l'unico che ha vinto, perché le uniche 2 vittorie con la Lazio e con, ricordi molto meglio di me, con il Verona sono arrivate sotto la... che però no, è stata anche la più lunga, sì, delle... Credo che ci segua 4. Nelle puntate. Io l'ho difeso e ritenevo che comunque un percorso si stesse compiendo con Inzaghi. Io resto dell'avviso che gli errori clamorosi, io mi ritrovo a ripetere sempre le stesse cose, ma purtroppo è anche il dato oggettivo della classifica a porre la ripetizione, certo, anche delle nostre affermazioni. In estate è stato fatto troppo poco e troppo in ritardo e la conferenza stampa... È troppo male. La conferenza stampa contro il Wolverhampton di Morgan De Santis credo sia stato il momento più critico, in cui involontariamente si poneva la base di una difficoltà poi ancora più evidente lungo le settimane e i mesi, perché Boulaye Dia resta il calciatore più forte dal punto di vista qualitativo. Mi dispiace molto il suo atteggiamento, perché avrà difficoltà secondo me a riposizionarsi anche in ambito internazionale, nonostante le qualità che ha mostrato in particolar modo nella prima stagione. Questo, al di là degli errori commessi dal giocatore, che come dire, sono quelli più evidenti e quelli più anche compromettenti negativi nel percorso in carriera. Esattamente. Ma anche a livello individuale. Se avessi avuto ai vari livelli una rete dal direttore sportivo più presente, dal team manager, però parlavamo anche piano, di un personaggio, dal capo della di un comunicazione ruolo, che Enrico, frena Enrico parlavamo anche uscite della mancanza di un collante, non credo, senso però, di un ruolo, ma non e credo di un personaggio però che sono stati tutti da... cani sciocchi. Non posso credere che la situazione di Boulaye Dia lungo l'estate non sia stata trattata anche dal presidente, non sia stata nemmeno presentata da Morgan De Santis anche alla proprietà delegato, e all'amministratore delegato. Perché io non, e quindi non, qui stiamo dando di volta in volta colpe. Non assolvo neanche il direttore, l'amministratore no, delegato. Ma detto, questa sera rasa, vogliamo dare rasa, anche la colpa all'ultimo dei magazzinieri, ma credo che sin dall'alto non ci sia stata la lucidità nel colpire nel momento utile, quando invece nella prima stagione ci sia stata lì la capacità, c'è stata la capacità di affrontare la questione come l'instant team e con tutta la positività mostrata dalla proprietà innanzitutto. Però se io parto pago da questo presupposto e ingaggio dei professionisti, non sono obbligato a dover essere presente. Ho le mie colpe perché sono stato ondivago, mi riferisco a Iervolino,
sono stato un divago perché al 31 maggio dell'anno scorso avevo un programma, l'ho cambiato in corsa, ho richiamato, ho mandato via allenatori, ho parlato bene, ho parlato male, ho fatto un casino, per usare un eufemismo. Però mi sono anche affidato, e l'ha detto più volte, non a caso la Salernitana è una delle società che ha speso di più per i procuratori, ha speso di più per gli ingaggi, voglio dire, quindi sono sempre, stati soldi non, buttati. Allora spendere... ho scelto delle persone che non sono state all'altezza. È una bestemmia dire che non sono state all'altezza e che non avendo reso devono essere sostituite. Però io questo sostengo. Due direttori sportivi, quattro allenatori, decine di calciatori, appunto. Beh, tutti, sono i fatti tutti a parlare. Incompetenti in materia o probabilmente sono stati portati ad operare male, ma non dico con volontà, ma perché probabilmente non c'è stata capacità di riassumere le posizioni nel momento utile, nel richiamare quel tesserato nel momento utile, né certo. Sfondi una porta aperta, è quello che io sostengo. Quindi vogliamo prendercela con tutti i collaboratori. Appunto, tutti. E non ha funzionato il gioco di squadra. Avrebbero dovuto dimettersi, non esatto, lo so. Certo, vabbè, allora certo, ci siamo esiste. A questo. Ma io lo dico anche di Sabatini, non ho alcuna difficoltà, perché è vero che ha accettato per tanto amore e per rispetto della piazza, e per altrettanto amore e per altrettanto rispetto della piazza, una volta preso atto che non c'erano né le condizioni fisiche né le condizioni economiche né le condizioni programmatiche per fare il lavoro che doveva fare, doveva dire: signori cari, purtroppo ci ho provato, per il bene vostro e della Salernitana faccio un passo indietro. Una missione colpa. Come ha fatto Sarri a Roma con la Lazio, rinunciando a 4-5 milioni di stipendio, voglio dire. Ha lasciato il suo bel contratto e il suo ingaggio e si è fatto da parte. Sarebbe stato molto più apprezzato invece di aver continuato e purtroppo di essere assente, ma non per volontà, certo, è chiaro, o per incapacità, perché non è in grado fisicamente di poter assolvere al suo ruolo. E mi è sembrato all'epoca, l'ho detto anche, un contentino che era stato dato dalla società per tacitare la piazza. Un altro errore clamoroso. Ma a fronte di questo errore a monte ce n'è stato poi un altro da parte di chi, proprio per l'amore, ripeto, il rispetto che aveva nei confronti della piazza e per la maglia, avrebbe dovuto fare un passo indietro. Cosa che non ha fatto. Idem in altre situazioni e in altre posizioni. Allora, se andiamo a tirare il bilancio, perché prima o poi i bilanci vanno fatti ed è anche nostro compito fare tirare le somme, visto che siamo di fatto alla fine della stagione, perché le prossime 7 partite serviranno solo per far numero e per evitare di fare altre figuracce o collezionare altri record negativi, dobbiamo prendere atto di quella che è stata una stagione disastrosa, non so come definirla, perché è così. E noi siamo però arrivati alla fine e quindi vi lascio con quest'ultima dichiarazione lunghissima, anzi a livello professionale, in innovazione si chiamano keynote speech, di Enrico Scapaticci. Questo è troppo. Esatto, come un TEDx insomma. E io vi auguro una buona notte, ringrazio in regia Enrico Coppola e Orlando Matarazzo, ringrazio Enrico Scapaticci e Carmine Quaglia. Una chiusura, spero che ci sia maggior chiarezza nei programmi futuri. Io lo auguro alla piazza e ai tifosi della Salernitana, perché ovviamente in questa sede stiamo ripetendo spesso determinate considerazioni, ma credo a ragion veduta e con posizioni anche diverse. Io lo ripeto, ritengo che dall'alto ed è non bello sia, il confronto, no, che dall'alto non siano arrivate le indicazioni opportune diverse nel cammino. E peccato davvero commentare questa stagione in questo modo. Io saluto. Ringrazio innanzitutto te, saluto i telespettatori. Sì, ma non siamo mai saluti, ci rivediamo no, per altre. No. Stasera, sì, prima sembrava passo dalla serie A alla serie B. No, e vado a consultare, ho invitato i telespettatori a consultare il vocabolario Treccani, vado l'enciclopedia Treccani, vado a consultare il vocabolario d'inglese. Dopo, a fine trasmissione con Ilaria, o me lo spiegherà
al termine della trasmissione. Va benissimo, grazie mille a tutti, io vi auguro una buona notte e noi ci vediamo alla prossima partita della Salernitana. Ciao!